mozziconi e l'ombrello. Mozziconi camminò per un tratto sotto il sole e finalmente arrivò all'ombra del muraglione del Lungotevere. Anche qui si crepava di caldo. Io me ne vado in montagna, disse un uccelletto volando via veloce verso Monte Mario. Ma dopo qualche minuto l'uccelletto ritornò indietro e venne a posarsi su una frasca vicino a Mozziconi. Hai caldo? Sono domande da fare. Lo vedi anche tu che sto sudando come un bufalo. Ben ti sta. L'uccelletto fece una bella risata. Non ho mai sentito che gli uccelli ridono, nemmeno nelle favole, disse Mozziconi. Quando uno si copre di lana per ripararsi dal caldo, allora ridono cani e porci, compresi gli uccelli. Mozziconi saltò in piedi per la rabbia, raccolse una manciata di sabbia e la tirò addosso all'uccelletto, che riprese il volo verso Monte Mario. In questi casi, quando fa così calda, non basta ricoprirsi di lana come i beduini del deserto. Il rimedio migliore sarebbe un acquazzone per rinfrescare l'aria e la terra e le pietre di Boreglioni. Con la pioggia si rinfresca anche l'acqua del fiume. Mozziconi andò a prendere da un suo nascondiglio un ombrello nero e lo aprì. Si mise a camminare avanti e indietro con l'ombrello aperto e ogni tanto alzava gli occhi verso il cielo, che continuava ad essere sereno come il cristallo. Camminò avanti e indietro ancora per un po', ma il sole era sempre abbagliante e i suoi raggi infuocati. Strano, disse Mozziconi. Quando gli uomini aprono l'ombrello, subito si mette a piovere. Quando lo apro io, niente. Continuò a camminare avanti e indietro con l'ombrello aperto sotto il sole, aspettando la pioggia. Ma la pioggia non arrivava. Forse che io sono diverso dagli altri, oppure è il mio ombrello che non funziona. A forza di camminare, Mozziconi si era slogato una caviglia. Anche per questa ragione, rinunciò a mettere il suo pensiero sull'ombrello dentro la bottiglia. Mozziconi e la febbre a 40. La mattina dopo, Mozziconi si svegliò con una febbre da cavallo. Ho una febbre da cavallo, disse. Ma il cavallo dove sta? Mozziconi si guardò intorno e non vide nessun cavallo. Peccato, perché lo avrebbe venduto subito e con i soldi avrebbe comprato le medicine per guarire e tanta roba da mangiare. Però è difficile che un vagabondo abbia un cavallo tutto suo. La febbre invece ce l'aveva, forse a 40 o anche di più. La fronte scottava, gli occhi bruciavano, i ginocchi si erano messi a tremare. Come si sta male con la febbre a 40? A Mozziconi gli venne in mente la sua casetta, dove era vissuto per tanto tempo, là all'acquedotto felice, con i suoi muri, la sua finestra, la sua porta e il suo tetto per quando pioveva. Ma adesso non piove, disse Mozziconi per scacciare via il pensiero della casa. Anzi, era una delle giornate più calde di Roma. L'acqua del Tevere fumava per il calore. 40 gradi all'ombra, dicevano i giornali. E al sole? Mozziconi prese paura. Ho la febbre a 40. 40 gradi all'ombra più 40 di febbre fanno 80. Se vado al sole diventano 100 e mi metto a bollire. Aiuto! Mozziconi non voleva finire bollito. Quella è una fine che va bene per una gallina, per uno zampone o un cotechino. Lui non voleva fare la fine di una gallina, di uno zampone o di un cotechino. Invece di fare l'addizione, decise di fare la sottrazione e in poco tempo ottenne la guarigione. Mozziconi e la vagabonda. Era la prima volta che Mozziconi vedeva una donna lì sulle sponde del Tevere. Era coperta di stracci e quindi non si capiva se era bella o brutta.
Si capiva soltanto che era una vagabonda. Cani vagabondi e ragazzetti vagabondi, Mozziconi ne aveva già incontrati da quando aveva abbandonato la città, ma come donna era la prima. Adesso non voleva perdere l'occasione di fare amicizia prima che arrivassero gli altri a portargliela via. Siccome non gli era riuscito con gli uomini e neppure con i cani e i ragazzetti, si fece coraggio e si avvicinò a quella vagabonda. Alla prima occhiata gli sembrò una di quelle donne un po' grasse che tendono al magro, ma la guardò meglio e si accorse che era magra e che tendeva al grasso. Si era sbagliato anche sul colore dei capelli, perché gli era sembrata bionda che dava sul bruno, e invece era bruna e dava sul biondo. In ogni modo, decise che quella vagabonda gli piaceva. Mozziconi sapeva che per fare amicizia il modo migliore è di mettersi a parlare. E doveva essere lui il primo, perché tocca all'uomo attaccare discorso. Ma che cosa poteva dire? Avrebbe voluto raccontarle la sua vita, ma una vita da raccontare non ce l'aveva, perché la vita è fatta soprattutto di amici e di cose fatte insieme con gli amici. Mozziconi non aveva amici e non aveva nemmeno dei parenti, o almeno non li aveva mai visti e sentiti nominare. Mozziconi aprì la bocca per parlare, ma le parole non venivano fuori, nemmeno una. Non sapeva proprio cosa dire. Cercava di guardarla negli occhi per mettersi più in confidenza, ma lo sguardo della donna era sfuggente, perché aveva un occhio solo e quell'unico occhio era strabico. Finalmente Mozziconi riuscì a dire qualcosa in forma di domanda. «Secondo te?» disse Mozziconi. Se uno divide in quattro l'infinito, ogni quarto è sempre infinito. La donna spalancò l'unico occhio che aveva, poi gli voltò le spalle e scappò via di corsa, scomparendo in mezzo ai cespugli. Mozziconi era così dispiaciuto che continuò a guardarla anche quando ormai non si vedeva più.